C'ha la gocciolina di sudore dietro la schiena. L'altra settimana c'era stato un articolo Qatar Sauditi. Lui non ha letto Sauditi, ha letto solo Qatar. La frutta delle Cina. Cosa ha fatto stamattina? Ha letto solo quello e poi gliel'ho detto. Attenzione, l'articolo non è della Gazzetta, è di Tutto Sport. Tra l'altro, Tutto Sport, quelli che dicevano un mese e mezzo fa che c'era un consorzio saudita interessatissimo e che era già in fase finale per acquisire l'Inter. Attenzione, oggi Tutto Sport, ho passato l'articolo, dice che praticamente noi siamo a Riyadh solo per discutere argomenti commerciali. E invece non siamo a Riyadh per discutere argomenti commerciali. Si discute il passaggio di proprietà. E pensa se i sauditi perdono tempo con noi per discutere degli accordi commerciali. Quali sarebbero questi accordi commerciali? Poi, a chi ha sempre detto che se lo sponsor qatariota, la proprietà sarà qatariota perché vuol dire sono legati? Allora, se ci sono sponsor sauditi, come funziona ora? Siamo sauditi? Eh? Come? Leva la maglia dalla caldaia perché quanto è vero il Signore, chiamo i vigili io. E smettila di dire le cazzate e di chiedere i cesti di Natale. Com'è lei la gocciolina di sudore che ti scende dietro la schiena? Non riesce nemmeno a pronunciare il nome Sauditi. Lui non riesce a pronunciare nemmeno, farà una figura di merda. Già le ha fatte perché ha sparato 1.000 cazzate e non ne ha beccate una. Ma lui farà una di quelle figure di merda che se lo ricorderà per tutta la vita. Ciao, 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 taltroni. Lui è il cinese. Pam, a picco tutti e due, forza. Lui va a picco il cinese, non gliene frega nulla. Tipo il capitano con il Titanic, lui rimane sulla nave, non abbandona. Pensa, ma è legato al cinese. Telecina, ci avete rotto. Vai in Cina ad abitare, vai in Cina. È stata abbandonata anche la Via della Seta, Italia. Vai in Cina. Vai in Cina ad abitare, apri un chioschetto di zuppe di pipistrelli, ma non rompere i coglioni te, Zhang, con una proprietà indecifrabile, non può fare più nemmeno un acquisto a 10 milioni di euro, che a gennaio non potremo molto probabilmente fare mercato se non qualche scambio e ci servirebbero due o tre giocatori. Perché? Perché lo scudetto quest'anno, ragazzi, passa dal mercato di gennaio. Te lo dico io, lo scudetto purtroppo quest'anno passa dal mercato di gennaio. A noi servirebbero due giocatori come il pane, ma due titolari ci servirebbero, due in grado di sostituire i titolari, scusami, non titolari, che purtroppo in panchina non c'è nessuno, soprattutto davanti, in grado di sostituire i titolari. Ma di cosa ragioniamo? Questi vorrebbero proseguire con Zhang, è normale, il cinese li paga, loro vogliono proseguire con Zhang. Su YouTube hanno inquinato anche YouTube, sono venuti su YouTube a difendere il cinese. E io non tifo Zhang come voi, io tifo l'Inter. A me del cinese non me ne frega una sega, forse non ci siamo capiti. Io non ho interessi come voi a difendere i cinesi. A proposito, perché non viene a cena il cinese? Non lo dici? Non l'hai letto che c'è anche scritto che Zhang non viene a cena? Come mai non le leggi quelle cose lì? Ah, quelle non le leggi, quelle non le leggi, te la fa finita io di mangiare la pasta con il pane a te, vedrai. Falla finita di mangiare la pasta con il pane, ti fa male. Che bella gocciolina, io la vedo e ti scende la gocciolina di sudore in quei 40 minuti di messa che fai, la vedo la gocciolina di sudore che ti scende. Per quanto riguarda l'Udinese, molte scelte sono condizionate anche dalla partita di Champions, perché qualora Frattesi giocasse tutta fascia, quella è una scelta condizionata, perché poi c'è la partita di Champions. Thuram, c'è una cosa da sottolineare: Thuram al 70esimo contro il Benfica, ne parlavo con il mio amico Michele, che saluto. Thuram al 70esimo contro il Benfica si accascia un po' per la stanchezza, fortunatamente. Quei giocatori che dribblano, che fintano, sforzano tantissimo le ginocchia, quindi sono giocatori, capito, che corrono in maniera usurante, ecco, capito? Perché fanno tutti i movimenti, i dribbling, i giocatori Thuram, giocatori tecnici, i numeri 10, io nel mio piccolo ero numero 10,
le ginocchia, ragazzi, sono sempre sotto sforzo. Perché ti dico questo? Perché bisognerebbe farli riposare un po' davanti, anche a centrocampo, Çalhanoğlu, bisognerebbe un pochino farlo riposare, perché sicuramente questa è una partita fondamentale da vincere a tutti i costi. Però io penso che l'Inter dovrebbe avere dei sostituti degni. Purtroppo l'Inter dei sostituti degni dei titolari, tranne qualcuno, due, tre, non ci sono, non esistono, te lo ripeto. E a gennaio bisognerebbe fare il mercato. Vai da quello lì che lecca il culo ai cinesi a dirgli: dov'è a cena? Chi ci prende a gennaio? Diglielo, quello che continua a leccare il culo ai cinesi. All'Udinese c'è un giocatore che mi piace, Lovric. Poi c'è anche Lucca, l'attaccante, e il ragazzino che ho detto stamattina, che il ragazzino secondo me è fortissimo, che Mancini non stava seguendo, Pafundi, è in rotta con l'Udinese perché lui vorrebbe giocare. Io lo prenderei subito quel ragazzino lì, perché quello diventa un top, quel ragazzino lì è fortissimo. Con questo, ragazzi, chiudo. Quindi una delegazione dell'Inter è a Riyadh per parlare di sponsor. Vedremo se stanno parlando di sponsor o se pure l'Inter diventerà saudita. Ricordatevi tutte le cose schifose che stanno facendo su YouTube. Non nominano nemmeno il nome dei sauditi, perché loro non vogliono i sauditi. A questi dell'Inter non gliene frega nulla. A questi gli interessa solo dei cesti di Natale e di chiedere l'elemosina su YouTube. Ma dell'Inter non gliene importa nulla. E questo schifo, quando arriveranno i sauditi, finirà. Ciao Inter. Anzi, è già finito. Un'altra cosa, ragazzi. Non mettetevi in queste feste alla guida se avete bevuto, perché poi vi tolgono la patente e ci rimanete male. Capito, ragazzi? Non mettetevi alla guida se bevete, perché vi tolgono la patente. Ciao, Inter.